Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato l'aggiornamento di LeetKey. Sì, cioè l'aggiornamento che tanto aspettavamo. Per adesso è solo in versione beta, nel senso che io ce l'ho perché sono un beta tester di LeetKey. Però ovviamente a breve sarà l'aggiornamento sui vari store iOS o Android. Cos'è questo aggiornamento? L'aggiornamento che permette a noi possessori di Mavic Air di lasciare il nostro Mavic in modalità FCC, cioè come succede con la DJI Go 4, che ci viene chiesto se vogliamo cambiare la zona geografica in cui ci troviamo, quindi portarlo in CE o lasciarlo in quella zona geografica che gli abbiamo creato, quindi in FCC. Ovviamente questo prima con LeetKey non c'era, quindi era impossibile usare LeetKey con il Mavic Air, soprattutto perché oltre che in CE lo portava in CE a 5,8 GHz, praticamente una schifezza di segnale, nel senso che a 150 metri già il segnale praticamente se ne poteva andare, quindi non si vedeva già più niente nel nostro smartphone. Mentre adesso con questo aggiornamento rilasciato, ripeto, per adesso in versione beta, è stato risolto questo problema. Il problema ovviamente non era creato da LeetKey, ma era un problema creato dalle SDK di DJI, che aveva rilasciato queste SDK che avevano questo tra virgolette problema. Mentre adesso nell'ultima versione delle SDK rilasciate a DJI, il comportamento di queste SDK sono simili a quelle che sono all'interno della DJI Go 4, per intenderci. Quindi anche qua questo problema è stato risolto. E in più, altra bella notizia, non per chi ha un Mavic Air, perché questo già c'era, ma per chi ha uno Spark, nelle nuove SDK rilasciate a DJI, anche lo Spark avrà i waypoint. Quindi finalmente i possessori dello Spark potranno anche loro avere i waypoint usando LeetKey. E in più in questa beta sono state aggiunte un sacco di funzioni nuove che poi le scoprirete. Io non ho ancora avuto modo di provarle, ovviamente ho provato solo questa cosa dell'FCC CE, che era la cosa che poi mi premeva di più, perché veramente se no LeetKey era veramente inutilizzabile per noi possessori di Mavic Air. Quindi ragazzi, resistete, a breve sicuramente uscirà la versione scaricabile da iOS o da Android con il problema risolto. Adesso vi faccio vedere che il problema è stato risolto veramente. Quindi adesso vado a accendere il radiocomando. Ok, vado a accendere il Mavic. Ok, adesso il Mavic è collegato al radiocomando, quindi andiamo a aprire la DJI Go 4 per vedere che il mio Mavic in questo momento è in FCC. Quindi a questo punto non clicco neanche perché è già venuta fuori la scritta, vedete, se voglio switchare il wifi ovviamente faccio cancel, e questo perché il mio Mavic in questo momento è in FCC. Quindi vedete che se io entro nel wifi ho 11 canali, quindi questo conferma che è in FCC. Adesso vado a chiudere la DJI Go 4 e vado a aprire LeetKey. Ovviamente si connette al Mavic. Una volta connesso, vedete che anche qua esce la scritta come simile a quella che esce nella DJI Go 4. Se voglio switchare il country setting, ovviamente faccio annulla, ecco che rimane in FCC. Per fare la conferma adesso vado, chiudo LeetKey, ok, ritorniamo alla DJI Go 4, e se io vado a cliccare qua su wifi, vedete che mi è già uscita la scritta dello switch anche qua, e se vado a vedere ho 11 canali, quindi vedete che è rimasto in FCC. Quindi ragazzi, finalmente è arrivato, si potrà usare LeetKey con tutte le sue funzioni, cioè tutte le cose che la DJI 4 non ha, soprattutto è in italiano, che già quello è una figata di per sé, ha un sacco di funzioni secondo me fighissime da usare, le conoscete già, i waypoint, il fatto di usare un visore VR, nel senso anche un visore da 20 euro si può realizzare una prova di VR, nel senso che si crea questa guida con col visore, che veramente secondo me è divertente da fare con poca spesa, e altre funzioni che conoscete già di LeetKey, solo che non erano praticabili con il Mavic Air. Adesso
con questo aggiornamento, questo si può fare. E ripeto, in più per i possessori di Spark sarà possibile anche per loro adesso avere WePoint. In più, come vi dicevo prima, sono state implementate molte altre funzioni in questo aggiornamento. È un aggiornamento molto importante dal punto di vista delle, diciamo, delle funzioni aggiunte o migliorate. Le funzioni sono queste, adesso ve le faccio vedere, e sono veramente tante. C'è anche già il supporto per il Phantom 4 Pro versione 2, c'è un miglioramento per il VR Mode con iPhone X, che già c'era un aggiornamento, cioè già era stato fatto un aggiornamento per iPhone X, nel senso per ottimizzarlo all'interno del visore, se si usa un visore VR. E qua ne è stato, diciamo, fatto un altro miglioramento, e in più un sacco di funzioni che sono queste che vedete, e sono tantissime. Vedete i WePoint e l'Orbit Mode per lo Spark, perché anche l'Orbit Mode mancava nello Spark, quindi adesso veramente Litkey, secondo me, con questo aggiornamento, soprattutto con l'aggiornamento per il Mavic Air dal punto di vista FCC CE, veramente adesso Litkey, secondo me, è un'applicazione veramente veramente figa da usare e da avere. Costa qualcosina, ma secondo me merita. Comunque dà delle cose che la DJI Go 4 non dà. È in italiano, è fatta bene, è semplice e molto curata come applicazione. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Quindi attendete ancora poco, penso una settimana o due verrà rilasciato l'aggiornamento dai vari store. Quindi ragazzi, finalmente potrete usare il Mavic Air in modalità FCC e godervelo come con la DJI Go 4, ma con le funzioni di Litkey. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!